Amici sportivi, dal vostro Aldo Conte e alle riprese abbiamo Biagio Capuano, benvenuti allo stadio Caraccio Carafa Rolando Conte di Minturno. Parliamo oggi di, chiaramente, di calcio, campionato di promozione, girone di laziale, giornata numero 14. Le squadre in campo sono il Studio Terme Castelforte Minturno Calcio 1936, una sorta di collaborazione, e abbiamo altra parte il Casalvieri ASC di Casalvieri, Casalvieri in provincia di Frosinone, quindi di nuovo una classica sfida a Montemari delle province, posso dire, sud della regione Lazio. Andiamo a leggere ora le formazioni per quanto riguarda il Studio Terme Castelforte, che scende con completo rosso-blu, ben completo rosso-blu con calzoncini e calzettoni blu e bordi colore giallo canarino. Allora abbiamo in porta Marco Petrillo, poi Giovanni D'Alessandro, Luigi Franco che è capitano, Danilo Mastroianni, Claudio Vendo, Mirko Zambarelli, Marco Lonardo che è vice capitano, Emanuele Pirorozzi, Stefano Cenerelli, Giovanni Martino e Tommaso Petrillo. In panchina abbiamo Cristian Venditti, Gabriele Signore, Luca Veglia, Pasquale Grimaldi, Diego Noli, una delle stelle di calcio giovanile della Regione Lazio, Domenico Ionda, Davide Rossi, Giovanni Andreoli e Matteo Abbattista. Allenatore abbiamo Gennaro Pernice. E di dirigente accompagnatore abbiamo Pietro Di Carlo, quindi derby per lui che è di Cassino, Pietro Di Carlo, fratello di Mimmo Di Carlo, grande allenatore del Chievo Verona. Per quanto riguarda invece il Casalvieri, scende con Davide Giustini, Fausto Nardone, Alex Mastroianni, Massimo Rocci capitano, Gabriele Branca, Ansel Campoli, Giovanni Barchesi, Stefano Mussi, Diego Forte, Martin Iadipaolo e Alessio Colone. In panchina Francesco Fandozzi, Matteo Pellegrini, Matteo Tubelli, Lorenzo D'Agostini, Fabio Rocca, Gabriele Orlandi, Samuel Di Duca, Massimo Trotta, Mirko Riggi, allenatore Maurizio Rufo, dirigente accompagnatore Gianni Lollo, massaggiatore Giancarlo Iannarelli, arbitro della gara Luca Mattacola di Frosinone, coadiuvato da Giuseppe Milazzo di Frosinone ma di chiare origini siciliane, e Gabriele Ciccarelli di Latina. Subito inizia la gara, subito Giovanni Martino lancia l'attacco, una formazione questa che è quella del Casalvieri, vi ho detto, in maglia completo bianco con righe giallo e blu, calzettoni gialli, che gioca al lato sinistro della nostra porta. Quindi dietro per Giustini. Palla va fuori, rimessa laterale affidata ancora al team tirrenico, e verrà col numero 5 Claudio Vendo, italo-canadese di Montreal. Ancora Emanuele Pirolozzi, va questa Giovanni Martino, combatte Giovanni Martino, bel recupero, ancora la palla di Claudio Vendo, Claudio Pio Vendo. Ancora bello 1-2, lancio in profondità per Colone ma è troppo lunga, e c'è ancora Claudio Piovendo che
va a prendere la rimessa laterale, vediamo come sarà. Lunga rimessa alla laterale, lancio di Danilo Mastroianni, ma c'è solo Giovanni Barchesi a controllare. E rimessa laterale affidata a Fausto Nardone quando siamo sullo 0-0. Sfida questa al Calcio Carafa, lo ricordiamo, 14ª giornata. E buona Immacolata posticipata. E ora spizzata di testa, colpo di testa ancora di Emanuele Pirolozzi, lancio ora ma sono maglie bianche, Gabriele Branca, lancio di Gabriele Branca per vie centrali, anticipo da parte di Colone, Colone palla in mezzo e non riesce a trattenere il giocatore rossoblu, è calcio di rigore. Tiro di Colone, involontariamente l'ha presa Luigi Franco, a mio parere non c'era rigore, ma rigore per il Casalvieri. Capitano Rocci, è gol, 1-0 Casalvieri. Subito salita ripida al secondo minuto, rigore non c'era a mio parere. Quindi 1-0 del Casalvieri. Cenerelli sfiora, bravo Cenerelli, azione di Martino a Cenerelli. Quindi dopo un minuto ancora la squadra ora del Casalvieri si va ora chiaramente a chiudere perché del vantaggio importante fatto al Calcio Carafa. Siamo ancora rimessa. Quindi subito a segnalare due azioni, sia al secondo sia al terzo minuto, si gioca Giovanni Martino, lancio in profondità, Stefano Cenerelli, chiusura da parte della difesa ciociara. Il numero 6, Campoli Ansel. Quindi subito il team rossoblu che spinge in avanti ancora. Bravo la visualizzazione dell'arbitro. Ora Luigi Franco che ha battuto subito per regolamento, per nuovo regolamento, la distanza deve essere automatica, quindi chiaramente quando un giocatore subisce il calcio di punizione automaticamente si rimette a distanza, questi sono i regolamenti. L'arbitro invece comunque ha marcato la vecchia legge, cioè che bisogna attendere il fischio. Ora non riesce questo 1-2
tra Marco Leonardo e il numero 10 Giovanni Martino. Giovanni Martino prende la palla ancora in mezzo, cerca l'1-2, Stefano il donno Cenerelli, Stefano Cenerelli, viene messo a terra Cenerelli, non c'è rigore secondo l'arbitro. Secondo l'arbitro non c'è rigore e va a accettare forse del fatto male Stefano Musi. Ancora fino al sesto minuto, Cenerelli a terra, Giovanni Martino va a chiudere su Iadi Paolo. Ancora si combatte, Casalvieri in avanti, l'arbitro da punizione, fallo di Claudio Piovento. Quindi ricordiamo, siamo al sesto minuto, 1-0 Casalvieri, gol di Massimo Rocci su calcio di rigore al secondo minuto, rigore molto dubbio, punizione per il team in white jersey, maglia bianca di Giovanni Barchesi, l'arbitro che cerca di congelare gli animi perché giustamente col gol di Casalvieri gli animi del team della famiglia Ciccio si sono un po' accesi e allora molto self control ora, sicuramente ci sarà una palla tesa in mezzo, barriera formata da Emanuele Pirozzi e Giovanni Martino alla sinistra del portiere Marco Perillo, classe 2000. In campo abbiamo Marco Perillo 2000, Giovanni D'Alessandro 98, Claudio Piovento 99. Dall'altra parte a livello giovanile abbiamo 3 Alex Mastroianni e Gabriele Branca 99, punizione, fallo in attacco. Poi Martin Iadi Paolo 2000 e Alessio Colone 98. Faccio punizione per affidato a Marco Perillo. 1-0 Casalvieri. Marco Perillo del 2000, lancio colpo di testa ancora da parte di D'Alessandro. Stefano Cenerelli non precisa questo tiro. Fausto Nardone, palla che va ancora per Marco Leonardo, combatte contro Stefano Musi, fa fallo Marco Leonardo e quindi free kick affidata a Davide Giustini, esperto portiere del Casalvieri, che con intelligenza chiede anche il punto preciso di battuta, l'intelligenza anche nel gestire questo vantaggio. Di sinistro preciso, colpo di testa ancora di Stefano Cenerelli. Chiamo scusa di essere di Danilo Mastroianni, palla persa, riparte ora il Casalvieri, lancio in profondità Diego Noli e Claudio Piovento, ancora Cenerelli, mette il turbo,
Ma bravi, l'anticipa Gabriele Branca, bravo Gabriele Branca a mantenerla in campo, Lancio di Branca, ancora palla in avanti, c'è colpo di testa. Capitano Luigi Franco spazza, ma c'è l'altro capitano, l'autore gol Massimo Rocci al centrocampo, lotta contro Emanuele Pirozzi, si conquista la punizione. Punizione affidata alla... Battuta ora. Battuta la palla, lancio in profondità per Iadi Paolo. Ancora Iadi Paolo che difende sulla pressione di capitano Luigi Franco. Ancora throw in, rimessa laterale Gabriele Branca. Tesa questa rimessa laterale, colpo di testa, spazza Giovanni Martino, Stefano Cenerelli, 1-2, Marco Lonardo dopo il liscio di Giovanni Barchesi, Marco Lonardo, pennellata, Stefano Cenerelli in aria, e qua da fuori gioco. La spallata di Ansel Camboli ai limiti, però secondo l'arbitro fuori gioco. Davide Giustini giustamente cerca di recuperare tempo, battuta, colpo di testa, ancora Claudio Pio Vendo, roccioso il giocatore italo-canadese, palla persa, capitano Luigi Franco. Tommaso Petrillo lancia in profondità, Marco Lonardo, Valex giocatore delle giovani della Fiorentina, Marco Lonardo in mezzo, chiusura di Fausto Nardone, e corner, alla sinistra della porta difesa da Giustini va Danilo Mastroianni, palla tesa, sul primo palo c'è Stefano Musi, palla in mezzo a Emanuele Pirozzi, ancora, e calcio di rigore, giustamente fallo da parte di Colone, giusto il rigore. Giusto il calcio di rigore, Marco Lonardo sul pallone contro Davide Giustini, Leonardo, battuta, sbaglia e c'è il gol! Davide Giustini spinge, ma Marco Lonardo di prepotenza mette dentro, 1-1, siamo al 15° minuto, si fa perdonare da questa respinta, siamo sull'1-1, all'1-0 di Massimo Rocci sui rigori risponde Marco Lonardo al 15°, 1-1. Rigore c'era. Allora 1-1. Attenzione. Volevo una battuta rapida, ma
bisogna ribattere. Schema lancio di Ronci preciso, ma difende Giovanni D'Alessandro. Caos a terra. Ecco, parte ora Claudio Pio Vento. Claudio Pio Vento, una roccia Claudio Pio Vento, ancora non riesce però a trattenere la palla, ma bravo a far imbarrare il pallone su Ronci. Bravissimo giocatore minturnese. Si fa anticipare ora Danilo Mastroianni, ma la conquista rimessa tra le fa carambolare la palla su Alessio Colone. Ancora Claudio Piovendo, numero 5. Emanuele Pirolozzi, 1-2, ancora benissimo su Ronci. Emanuele Pirolozzi centralmente per Mirko Zamparelli, lancio in profondità, Cenerelli, Stefano Cenerelli, palla che va troppo dietro e troppo davanti ora Marco Leonardo, ma alla fine sono i ciociari a conquistare questa rimessa. Il studio Minturno che ha subito il gol e quindi è andato tutto in avanti a cercarsi di riprendere, ecco, almeno ripartire sul pari. Rigore troppo generoso dell'arbitro Luca Matacola verso il team del Frusinate. Mister Pernici che porta la calma. Preparato atletico Luigi Moschetta, e comunque la cosa importante, ora siamo sull'1-1, un risultato che era molto forse sbagliato, quello del vantaggio del team del Casavieri, che però comunque ha cercato di gestire il vantaggio in una maniera intelligente, ma ora siamo sull'1-1, sicuramente si perderà meno tempo e si cercherà il cosiddetto sacco pieno. Vediamo se ci sarà un sacco pieno da uno dei due divisi oppure ci sarà il pari. Colpo di testa ancora, c'è una rimessa ancora affidata ai ragazzi in maglia rosso-blu. Ora battuta Vendo per Claudio Pio Vendo, se ne va sulla fascia sinistra il idolo Kepesuas Giovanni Martino. Lancio pennellato di Danilo Mastroianni, troppo dietro per Leonardo, infatti ora Barchiesi ha dovuto correre a prendere la palla, ma forse ha subito fallo, forse la polvere negli occhi, fatto sta che l'abbio fischia. Un suio Minturno che inizia a dare anima al suo gioco, si è svegliato dal gol subito. Squadra che sa associare sempre squadre molto rocciose dove c'è molto più gioco duro, dove sui campi loro c'è molta battaglia. Rimessa laterale ancora Stefano Cenerelli ancora in piedi, ferma la Camboli, Cenerelli
l'arbitro non dà né fallo né calcio d'angolo, e quindi rimessa affidata a Davide Giustini. Ora 1-1, ricordiamo questo risultato ancora. Lancio bello 1-2, ma palla che ora cambia sempre proprietario di squadra. Bel colpo di tacco, ma ancora palla a Casalvieri, attenzione con Capitan Rocci, conclusione pennellata alta. Si rivede il Casalvieri in avanti e lo fa con Capitan Rocci che spinge il proprio team in avanti. Siamo al 23° minuto. Risultato di 1-1 tra Suio Terme Castelforte in turno 1936. Vi ho detto una collaborazione tra i due teams e Casalvieri. Conclusione ancora. Colpo di testa dall'altra parte. Al limite fuori gioco Cenerelli. Claudio Pio corrente. Claudio Pio Vendo, chiedo scusa. Sbaglia questa palla. Da Rocci, attenzione, 1-2. Capitano Luigi Franco, spazio in avanti, Stefano Cerelli, colpo di testa ancora. Emanuele Pirolozzi, ancora Emanuele Pirolozzi, cerca di giocare, ora per Claudio Pio Vento, ancora cerca 1-2, Martino ostacolato da dietro, Emanuele Pirolozzi riparte e cambio per vie centrali, per Danilo Mastroianni, pennellata per Marco Leonardo a Stefano Cenerelli che per poco rischiava di prendere il ginocchio, palla in mezzo, Giovanni Martino si gira, non c'era fuori gioco ma comunque conclusione fiacca, era Iadi Paolo che manteneva in linea, però l'esito comunque era quello sperato dal team di mister Maurizio Rufo. Rilancio, colpo di testa ancora da parte di Mastroianni, ha ammonito Stefano Cenerelli, ha colpito la palla semplicemente di testa, però non secondo l'arbitro. È un attore, ha parlato un culo alza pura, sono deficiente all'uomo. Non serve più. Siamo al 25° minuto. Alto sta lo sangue, alto sta, dove sta il sangue? Venticinquesimo minuto. E chiaramente il team del Casalvieri, la squadra di Casalvieri stuzzica, chiaramente ora i giocatori possiamo dire del Suio Minturno ci vanno a cascare, bisogna parlare di meno e giocare di più se uno vuole vincere la gara, chiaramente queste sono tattiche che i giocatori più esperti riescono a fare. Colpo di testa, ma Claudio Piovendo è ancora in piedi, Claudio Piovendo,
la forza di questo giocatore. Conclusione di prima ancora di Capitan Massimo Rocci. Grande stoffa del capitano numero 4. Ancora in due tempi, ora Giussini, Marco Perillo, Giovanni Martino, dietro Claudio Piovendo, Emanuele Pirolozzi, ancora dietro per Mastroianni, palla in mezzo, palla che rimane tra i piedi giallo-blu, Zamparelli, Giovanni D'Alessandro, ancora Lonardo, Marco Lonardo, marcato da Nardone, Marco Lonardo si ferma, alza la palla Lonardo, Cenerelli Stefano non aggancia ma c'è Emanuele Pirolozzi, la palla che va al lato sinistro del campo, ancora Emanuele Pirolozzi, grande centrocampista, palla in mezzo, svirgola di Danilo Mastroianni, caos in aria, palla che ritorna a Tommaso Petrillo, ancora combatte Marco Lonardo ma ora ancora Tommaso Petrillo, mette in mezzo, spazza Campoli, palla di nuovo in mezzo, bel tiro cross e Giussini ancora una volta a rimettere la pezza. Ventottesimo minuto. Angolo ancora per il suo in turno, palla in mezzo, colpo in essa, respinta. Rigore quindi, attenzione cartellino giallo per Campoli, quindi calcio di rigore. Cartellino giallo, se cartellino giallo per Campoli, quindi c'è qua calcio di rigore. Calcio di rigore, giusto. Si cambia battitore, Tommaso Petrillo, vediamo chi va sul pallone, c'è caos e va il numero 11 Tommaso Petrillo e Davide Giussini che passa un po' di tempo. Petrillo e la palla che esce, sfortunato, poi dopo da rivedere, ecco. Sfortunato veramente il Studio Minturno che sta dominando una gara in lungo e largo.
palo interno e poi la palla uscirà fuori, veramente massima sfortuna. Luca Salvieri che con sta salendo in gattera sia con il proprio portiere Davide Giustini che con il capitano Massimo Rocci, che sono quelli che stanno prendendo in mano questa baracca. Conclusione da fuori. Ora ci ha provato Barchesi. Barchesi che ha provato da fuori. Che spazio? Perché? Minuto. Cammina, cammina, spiga di calcio senza niente, no? E che cazzo, che un po' di serietà! La po' di serietà! Espulso senza motivo Zambarelli, diciamo che questo è quello che è. Forse l'arbitro, per l'arbitro qualche parola, però vabbè, direttore di gara, il giudizio del direttore di gara è insindacabile, però ora c'è un calcio di punizione e sul pallone ci sono sia Barchesi e sia Massimo Rocci, due. Ora Massimo Rocci a tirare, Massimo Rocci che ricordiamo, tranne l'ultima azione che è stato Branchesi a tirare, però Massimo Rocci è sempre stato quello che è andato alle conclusioni a porta. Un capitano che insieme al proprio portiere Giustini stanno facendo, stanno tirando sopra, come si dice, la baracca, oppure stanno facendo grande il proprio team, almeno in questa gara. Intanto ora chiaramente tutto ciò va bene al team caro al duo Ruffo Lollo. Ora sono in 11 contro 10, ora sono l'1-1 e con Rocci tira sempre che portiere Giustini possono ancora alzare queste baracche, ma al team minturnese, se arriva anche il minturnese, non è il team di Suio, fate voi, non ne vuole sapere, soprattutto in questa situazione, di uscire senza sacco pieno. Rimessa laterale. Dall'altra parte, fallo su Tommaso Petrillo che diciamo è stato sfortunato, palo interno e poi la palla uscirà fuori. E la prima volta è andata bene al team maglia rosso blu, respinta su Marco Leonardo che poi ha ribattuto dentro, dopodiché qua c'è stato il palo interno, quindi in una sola partita tre calci di rigori, solo l'ultimo non messo a segno. Vediamo ora la squadra di Pernice e di Carlo come è andato. Colpo di testa, ma è esperto Davide Giustini, sicuro lancio di Giustini. Emanuele Pirolozzi non riesce ad anticipare.
via Di Paolo, attenzione, attenzione che... Abbiamo detto, ho visto io. Nel guardaline e nell'arbitro si accorgono che la, della posizione, di arretrare la posizione, va bene per il team in maglia bianca, ancora Giovanni Martino, spazia in avanti. E il Don Stefano spazza ancora, ma c'è Marco Perillo, classe 2000. Marco Perillo temporeggia un po' e trova Giovanni D'Alessandro, ora innesta la marcia D'Alessandro, lancio in profondità per Cenerelli, chiusura di Ansel Camboli, rimessa laterale, coach Maurizio Rufo che dà ancora disposizioni, si aggira un po'. Stefano Cenerelli in mezzo, Giovanni Martino, girata, ancora il gol, è 2-1, 2-1, 2-1, Studio Minturno, 2-1. Tommaso Perillo che si fa perdonare, Tommaso Perillo, e siamo 2-1. Bravissimo Tommaso Perillo, guardate che girata di Giovanni Martino, girata a stile PES. E ora 2-1 del Studio Minturno, colpo di testa ancora. Attenzione, palla in mezzo, colpo di testa, Emanuele Pirozzi e il Don Cenerelli, Stefano Cenerelli la difende, Emanuele Pirozzi rilancia, ma ora ci sono solo maglie bianche. Attenzione, c'è fallo ma si dà vantaggio, bravo Giovanni Martino a depositare fuori, al 37esimo questo vantaggio. Claudio Pio Vento, ancora Lidl Kepesuas, è buono coi piedi ma troppo, lancia forse troppo lungo, veramente un terzino, anzi un difensore roccioso, una giovane promessa del minturnese Giovanni Martino. Emanuele Pirozzi lancia in profondità, Perillo cerca di mandare la palla in campo, Stefano Cenerelli, Giovanni Martino, mette a terra, scarica fuori, conclusione, blocca Giustini, super portiere Giustini. Thank you.
Ora manca, siamo al 42esimo minuto, manca 3 minuti più, eventualmente recupero contropiede da parte del team Casavieri, ma riparte tutto da dietro, va a pressare addirittura Giovanni Martina, addirittura a Giustini, pennellata di sinistro per l'estremo difensore del Casavieri, Claudio Pio Vento, grande chiusura, Giovanni Martino, stile Messi, anticipata, attenzione, Franco, Giovanni Martino, non riesce a allungare il pallone, difesa anche da Gabriele Branca, squadra del Casavieri che ora si ritrova dal gestire il vantaggio, addirittura a trovarsi sotto il 2-1, ma in superiorità numerica, un più 1. Espulso Zambarelli al 32esimo, Giustini, Franco, colpo di testa dietro Perillo, ora Perillo chiede distanza, Perillo deve battere subito, fiacco questo lancio, ma la palla che sui piedi del numero 7 Barchiesi, rimane a terra Colone, Alessio Colone, classe 98, è un semplice contrasto, Pernice che urla, Pernice che urla ai propri giocatori, perché un rinvio del genere deve essere fatto lungo. È vero che Perillo è 2000 e che Giustini, portiere di grande esperienza, si vede anche nella sua pennellata, lanci precisi di sinistro, ma questi lanci non si devono attardare, prende la palla subito, rilanciare, la squadra del Casavieri comunque ha dimostrato con Giustini e Massimo Rocci di avere due persone che stanno mantenendo ancora alto le proprie speranze, secondo mister Maurizio Rufo, di portare questo risultato a casa, però il gioco minturnese è migliore rispetto a quell'avversario, sfortunato anche Tommaso Petrillo che ha preso il palo interno e poi è uscito su questo calcio di rigore, ma poi dopo le ribattute è andato in rete, è giusto anche così. Come siamo sul 2-1, mancano pochi minuti al termine di questa prima parte di gara, lo ricordiamo, vantaggio del team della provincia di Frosinone con capitan Rocci Massimo al secondo minuto, poi c'è stato il pareggio di Marco Lonardo su calcio di rigore respinta, dopodiché il 2-1 di Tommaso Petrillo esattamente al 37esimo minuto, dopo che ha sbagliato il calcio di rigore al 28esimo minuto. Ora punizione per il Casalvieri, dove sul pallone abbiamo Stefano Musi e Massimo Rocci, sarà sicuramente il numero 4 in maglia bianca a sfatare questo tiro, lui già ha dato dei grattacapi al portiere mitunese, palla che va abbondantemente fuori, in danno rimane a terra capitano Luigi Franco, ed è normale che questa è una gara spigolosa. È normale che la squadra allenata da Maurizio Rufo, ripetita Juventus, si è ritrovata dal vantaggio per 1-0, poi in superiorità numerica, dopodiché 2-1 da parte del team mitunese, o il team di Suio, fate voi, che comunque sta dimostrando nettamente la superiorità. È stato anche sfortunato sul calcio di rigore, palo interno fuori. Però lo rivediamo, Davide Giustini, il portiere, e Massimo Rocci, capitano del Casavieri, sono quelli che
stanno creando molto. Calcio Carafa che comunque è abbastanza pieno. Diego Forte, numero 9 del team Casavieri, che parla in continuazione. L'arbitro che cerca, non riesce a tenere polso duro, però finora così così la sua direzione. Non c'era l'espulsione di Danilo Mastroianni, però comunque diciamo che non è facile poter dirigere una gara in questi campionati, specialmente quando visto che comunque la seppure magari il livello non è più alto come gli anni 60, 70 o gli anni 80, però comunque ci vuole molto più freddezza. Torniamo alla gara, a quello che sappiamo fare. Giovanni Martino, chiediamo scusa, Tommaso Petrillo, nonostante il giocatore che è stato a terra, ora termina il primo tempo, risultato di 2-1, lo ricordiamo, al gol al secondo minuto di Massimo Rocci col numero 4. Rispondono subito al 14° minuto Marco Leonardo su calcio di rigore, dopodiché Tommaso Petrillo che ha realizzato al 37° la palla in rete, e Tommaso Petrillo sempre maglia numero 11 ha sbagliato un calcio di rigore al 28°. A risentirci al secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo, lo ricordiamo 2-1 per il Studio Minturno. Movimentato questo primo tempo. Movimentato perché ancora Maso Petrillo in mezzo, gol! È solo tre! Neanche il tempo di sedersi! Circa 10 secondi! Santo Lazzaro, alzati e cammina, anzi fai gol! Super Tommaso. Sai, c'è un 3-1 che lascia molti senza parlare, perché la freddezza di che è arrivato questo gol risponde alla freddezza del gol di prima. Da dire che comunque da ricordare che
che Davide Giustini, ex portiere, ha militato anche nel Sora, nell'interregionale negli anni addietro, in cosiddetta Serie D, e non è riuscito questa volta a bloccare, a deviare questo pallone, e diciamo capita sempre un errore in giornata. 3-1 del team minturnese, del Suio Minturno per essere precisi. Un 3-1 ancora Tommaso Petrillo, che è stato sfortunato sul calcio di rigore e poi dopo alla fine il gol ne ha fatti due, quindi ha cercato di rispondere all'errore di prima. 3-1 ora. Ricordate che si è iniziato al secondo minuto con rigore di Massimo Rocci, il capitano, dopodiché solo maglia rosso-blu. Prima di Marco Leonardo sul calcio di rigore, che ha visto la respinta del portiere Giustini, poi ribattuto in rete, dopodiché Tommaso Petrillo è salito in gattola, prima sfortunato sul calcio di rigore, pallo interno ed esce al 28esimo, dopodiché al 37esimo su una rispinta ha rimesso la palla dentro, e ora dopo circa 10 secondi diagonale dall'interno dell'area ha messo in rete, ora non ce l'ha fatta Davide Giustini, ancora attenzione, sbaglia questo passaggio là, o doveva effettuare una mazzata da fuori area o mettere la palla in mezzo, c'era Don Stefano Cenerelli, un Suio Minturno che deve giocare sempre così, ancora combatte, punizione affidata al team della famiglia Circio, Emanuele Pirolozzi, cambio gioco dietro per Danilo Mastroianni, 1-2 con Cenerelli, Giovanni D'Alessandro sale e Mastroianni la pennellata, Giovanni Martino mette in mezzo, Stefano Cenerelli di testa, sponda, ha giocato di sponda Cenerelli invece magari di colpire direttamente a porta. 3-1 per il Suio Minturno. Ancora Maldonado contro Perillo, ancora una volta il team blau-oro, e se ne va ora con Barchiesi, lancio in profondità, veloce scatto di Diego Forte, cerca di mandare la palla in campo, ma alla fine è Marco Perillo tra le sue braccia, si cocca il pallone. Paziente un po', aspetta la sistemazione dei propri giocatori, dei propri compagni di squadra, lancio di destro a superare il centrocampo, colpo di testa, ancora sempre delle maglie bianco-blu, tra il pallone c'è Musi, ancora Mastroianni, Alex, pallo di Alex Mastroianni, punizione per il team in avanti, ancora Giovanni Martino in mezzo, salvataggio di Ansel Campoli, girata fuori, calcio spettacolo signori, calcio spettacolo, eh? Sì, lo so, però
Cabello per 12. Siamo sul 9 minuto. Corner in mezzo, spazza ancora, lancio di Petrillo, addirittura Giustini che va a centrocampo, ancora Rocci, palla in mezzo, 1-2, colpo di testa da Alessandro che spazza in avanti, c'è fuori gioco. Ancora Casalvieri che cerca di andare avanti, entrata Cenerelli, sbaglia la palla, fallo su Daniele Cenerelli e tranquillamente se ne va ora Tommaso Petrillo sull'arresto libero, ma c'è anche Marco D'Alessandro che c'è Giovanni D'Alessandro che avanza, Giovanni Martino, palla a terra, aspetta un compagno, eccolo qua che entra, ma si allunga la palla. Claudio Pio Vento. Ancora Marco Leonardo, ex Beretti della Fiorentina, Marco Leonardo, giocatore di Penitro, Giovanni D'Alessandro, lancio di Giovanni D'Alessandro a scattare, Giovanni Martino colpo in arco, e don! Blocca Giustini. Calcio spettacolo da parte del Studium in turno. Giustini che blocca e ora c'è un cambio, primo cambio, 7 dentro, fuori 5, quindi Gabriele Branca, dentro Gabriel Orlandi, minuto 12, Giustini gestisce, riparte ancora la difesa del gialloblu, Rocci, grande capitano, grande combattente Rocci. Ora c'è Mastroianni Alex, lancio in profondità, facile per Marco Perillo, abbranca la palla, si tocca le caviglie, se la gestisce, tranquillità massima, rilancio Stefano Cenerelli, colpo di testa, Giovanni Martino di ginocchio, non è da centometrista Petrillo,
Tommaso, però, quindi palla che ritorna a Stefano Musi. Musi sulla fascia sinistra, lancia ancora Pedro Petrillo. Rocci, grande capitano Rocci, ma Petrillo è super, salta anche Colone, conquista la punizione. Grande ripresa del 11 in maglia rosso-blu, sfortunato al rigore, palla interno fuori e poi dopo doppietta per lui. Punizione affidata a Danilo Mastroianni, sicuramente sfoderà un pallone in mezzo e così di sinistro pennellata. Ma non c'è nessuna maglia rosso-blu. Primo pallone toccato da Gabriel Orlandi, ma rimessa laterale affidata al team della famiglia Circio. Dal 1970 Circio Group. Colpi di testa. Ancora Giovanni Martino. Giovanni Martino. Chiuso. Emanuele Pierrozzi, calcio di punizione, lato destro della porta difesa da Davide Giustini. Situazione quella che verrà a creare sicuramente con palla desi in mezzo, Claudio Pio, palla, signori, stava per uscire un euro gol, bravo Emanuele Pierrozzi. Minuto 16. Ancora Cenerelli va a terra, spinto da Fausto Nardone. Palla tesa. Sicuramente questo calcio di punizione dove ci sarà Mastroianni, Danilo Mastroianni, Giovanni Martino se esce fuori, esce fuori dalla base del campo, anzi rientra, palla in mezzo, colpo di testa Pirillo, scatto Emanuele Pierrozzi, ma ora Claudio Piovento, combatte Claudio Piovento del 99, 19 anni, fisico colossale, bravo Giovanni D'Alessandro, classe 98, terzino destro a difendere questo pallone, ora un throw in Marco Leonardo, troppo alta e palla che va a Alex Mastroianni, altro giovane 99 per Barchiesi. Barchiesi ancora, fallo di Tommaso Petrillo su Barchiesi. A sinistra c'è il libero Fausto Nardone, ma l'arbitro, come ha fatto capire prima, dice attendi il mio fischio. Sul pallone va Massimo Rocci che cercherà un pallone teso in mezzo
Massimo Roccia è capace anche di tirare dalla diretto in porta, ha un ottimo tiro, pennellato in mezzo, spizza Marco Leonardo, è il donne Stefano Cenerelli, ex difensore che parte, mette il turbo, ora se ne va Emanuele Pirolozzi, chiuso dalla difesa Ciociara, scatta in velocità Gabriel Orlandi, chiusura di Luigi Franco, corner alla sinistra della porta difesa da Marco Perillo, corner per il Casalvieri e se ne va ancora Massimo Rocci. Posizioni, uno che tira a porta, uno che fa un factotum. Pennellati in mezzo a questa palla, traversa, attenzione Caos, e salvataggio sulla linea. Al 20° minuto questo angolo c'è stato un colpo di testa nella mischia. Ora la squadra del Casalvieri sta iniziando a salire. Rilancio ora, colpo di testa da parte di Barchesi che comunque se ne va in avanti, comunque si fa vedere, si propone, fallo di Luigi Franco. Siamo sul 3-1 del Studio Minturno. Ancora fatto, basta! E che cazzo che! Battuta di Mastroianni, pennellata per Giovanni Martino. Fatti il tavolo, sto scemo! Anche il campo di Duca. Conclusione, c'era fuori gioco. Ancora è uscito Martin Iadipaolo, quindi andiamo a sentire questo cambio, quindi palla che va fuori. Thank you.
giocatore midunese a terra, Marco Lonardo che da fuori ha effettuato un tiro, la palla è andata fuori al 21esimo e da segnare il cambio, dove è uscito Iadi Paolo, è entrato Di Duca, quindi due cambi nel team gialloblu, finora nessun cambio nel team midunese. Si riparte, lancio in profondità, difesa di Mastroianni su scatto di Diego Forte, sempre palla che va sui piedi di Perillo, portiere classe 2000. Lancio. Colpo di destra. Ancora, attenzione, si combatte. Tommaso Perillo viene preso per la maglia da Colone. Rimane in campo, poi alla fine rimane in piedi, poi alla fine va a terra e si sta scaldando un altro giocatore del Casalvieri, quindi pronto il terzo cambio nel team allenato da Maurizio Rufo. Intanto Marco Lonardo non riesce a agganciare l'assist, bravo l'ex, ha cercato l'ex giocatore della Fiorentina, Beretti della Fiorentina, di prendere questo pallone. Ricordiamo 3-1 per il Studium in turno contro Casalvieri. Lancio, colpo di testa. Giovanni Martino, parte Giovanni Martino per Stefano Cenerelli. Marco Nardo non aggancia, lancio, ancora, attenzione, da dimenticare il pallone di Gabriel Orlandi, addirittura nonostante le reti di protezione la palla è andata fuori proprio l'impianto. Siamo... Come abbiamo detto, due cambi nel team del Casalvieri, dove al 12esimo il numero 17 Gabriel Orlandi è subentrato al posto di numero 5 Gabriele Branca e al 21esimo il numero 18 Samuel Di Duca è entrato al posto di Martine Iadi Paolo. Intanto si sta scaldando un altro giocatore, ma c'è anche un giocatore midunese che sta per entrare, quindi con la maglia numero 16, una delle stelle del calcio regionale, Diego Noli. Che è stato chiamato anche nei provini con buoni team giovanili anche al di fuori della regione Lazio. Papà Antonio Noli è stato ex bomber giovanile della Casertana, parliamo degli anni 70, che bravo Giovanni, attenzione, no,
ha ammonito anche Giovanni D'Alessandro. Cioè lui involontariamente stava cercando solo di rientrare nella sua zona e sarà munito. Quindi andiamo a vedere il combo degli ammoniti. Scatta ancora Giovanni Martino, chiuso da due, chiuso da Alex Mastroianni e un altro difensore. Ecco, riparte Luigi Franco, prende una botta. Sicuramente ci vorrà tempo perché tra giocatori espulsi, giocatori che si fanno male, sicuramente ci sarà recupero, ma ora è tutto positivo per il team del Suio Minturno. Intanto sta per entrare Matteo Pellegrini, classe 99. Vediamo al posto di chi, gita di giovani per Maurizio Rufo, lancio in profondità del Don, ma è troppo lungo. Davide Giustini, ex Serie D col Sora, ora bello 1-2 questo di Musi, pennellato, ma c'è Petrillo. Maso Petrillo difende contro Nardone, palla che prima ritorna sui piedi di Stefano Musi, poi va fuori. Intanto ecco il cambio, come abbiamo detto, fuori Fausto Nardone, dentro il numero 13 Matteo Pellegrini. Nardone che esce dall'altra parte del campo, giustamente. Minuto. Ok. 32. Quindi terzo cambio nel team Casalvieri. E ora addirittura arriva un altro cambio nel fuori il numero 11 Colone Alessio e dentro il numero 15 Lorenzo D'Agostino. Thanks. 15. E siamo ora a quattro cambi del Casalvieri. Quattro cambi, manca quattro cambi per il team della provincia di Frosinone, che cercherà sicuramente di loro sperano di poter portare col sacco pieno, ma
vediamo. Ancora. Ora palla. Sì, squadra del team del Casavieri sta cercando di l'inserimento, ma non riesce, tra virgolette, a inserirsi. Anche con Lorenzo D'Agostino che se ne va in avanti, ora un tridente 9-7-15, ovvero Barchesi, Diego Forte e Lorenzo D'Agostini. Squadra minturnese che comunque spazia in avanti con Stefano Cenerelli, che lo ricordiamo era iniziato come difensore, ha giocato in tutti i ruoli tranne portiere, ed è uno che dove lo metti così si sa e lo fa in una maniera migliore. Tutto iniziato come difensore, che un certo tempo andava in avanti, spizzava, spalleggiava gli avversari per cercare un inserimento, poi si trasformando in attaccante. Ma ora la squadra del Casavieri con Musi, Pellegrini, palla in mezzo, Franco capitano, spazza ancora un po', c'è Marco Leonardo. C'ha tutto il tempo, ma è prestato dall'avversario e nessun compagno di squadra lo allarma di questa situazione. Bravissimo ora Pellegrini, Matteo, a tirare il pallone su Marco Leonardo, come sarà una rimessa. Lancio per Lorenzo D'Agostini, palla in mezzo, attenzione Capadesa, Marco Leonardo. Manuele Pirozzi, non c'è nessuno, anzi troppo lontano Giovanni Martino per poter andare. Intanto ora c'è un cambio, un primo cambio di file rosso-blu, esce Stefano Eldon, Cenerelli, magnifico come sempre, e al suo posto il numero 20 Matteo Abbatista. Iniziamo al minuto numero al 36esimo minuto, quindi ben 4 cambi nel team in maglia bianca, uno in quelli locali. Matteo Abbatista, classe 98, lancio, è proprio Abbatista che va a cercare di ingranare il V8 nelle sue gambe. Giovanni Martino, fascia sinistra, se ne va, ecco Giovanni Martino, danza con il pallone, Giovanni Martino si lascia chiudere, palla che rimane semi repiero su blu con Claudio Pio Vento, ma bravissimo Roger a conquistare questa punizione, fa salire tutti, se ne incarica Giustini è dotato di un sinistro preciso, pennellato e forte con la sua esperienza in posizione di campionato interregionale col Sora. Lato sinistro c'è Pellegrini, classe 99, lancio di Pellegrini, basso, liscio di Emanuele Pirozzi, attenzione a Marco Leonardo, cerca di recuperare, forse crampi per Emanuele Pirozzi che è stato un motore, ha dato tantissimo, attenzione a Batista. Abbatista, un gladiatore Abbatista, ma non riesce a prendere la palla, Ronci, attenzione, Ronci per vie centrali, capitan Franco, si va a Franco Bollare su Barchesi, palla in mezzo, e il velo rischioso di Giovanni D'Alessandro, è vero che non ha toccato fisicamente, ma poteva magari spizzare la palla di destra e farla ripartire, attenzione,
Emanuele Pirozzi a terra, ha chiesto il cambio, stanchissimo, quindi vediamo chi entrerà al suo posto. Un Tsuyu Minturno che ha ribaltato la gara e che sta sfortunato anche sul rigore, si è trovato anche a giocare in 10 e ha trovato dall'altra parte portiere Davide Giustini, che solo sul 3-1 magari ha forse messo troppa sufficienza, e nel capitano Ronci che ha battuto il rigore, fa le punizioni da fuori. E vediamo intanto un altro giocatore del Casalvieri, si sta scaldando. Emanuele Pirozzi, finito la benzina, vediamo chi entrerà. Ed ecco il cambio. Fuori Emanuele Pirozzi, applaudito da tutti, ha dato l'anima, ha dato veramente l'anima. Bravissimo. Beh, nipote d'arte. Entra il numero 15. Pasquale Grimaldi. Quindi secondo cambio nelle file minturnesi. Quando siamo giunti al 1, quindi al 40esimo. 5 minuti al termine di questa gara, più eventuale recupero, intanto Marco Leonardo se ne va sulla fascia sinistra, salta l'avversario, Marco Leonardo cerca di mettere la palla in mezzo, ma Giustini, vinto anche dalla vittoria del rimballo, prende questa palla, lato destro, parte con Rocci, lancio in profondità, ancora colpi destra di Danilo Mastroianni, quasi a rischio, c'era in corsa Barchiesi, lancio in profondità Giovanni Martino, subito 1-2 per noi, è entrato Grimaldi, Giovanni D'Alessandro che lascia partire questa palla per A Battista, palla persa, Rocci, capitano Franco di testa, Giovanni D'Alessandro, Rocci e Marco Leonardo lascia immazzare il pallone, chiaramente non lo conquista, lancio in profondità e ormai tutto chiuso dietro il team indonese, ci sono ben tre in linea, 3, 6 e 13, ovvero Mastroianni, Campoli e Pellegrini. Giustini che è fuori dall'area, quasi un libero. Ancora Giustini, se lasciano sfruttare il sinistro di Giustini potrebbe anche trasformarsi in mediano, perché fa dei lanci molto precisi, pennellati, tesi, uno che ha giocato, lo ricordiamo, ex interregionale del Sora. E allora vediamo ora la squadra indonese che sta cercando il laterale. Ancora cerca l'1-2, è fallo di Pasquale Grimaldi su Giovanni Barchiesi, e qua dovrebbe andarci Massimo Rocci, capitano. Massimo Rocci che dovrebbe sfoderare un tiro diretto, più un tiro diretto che non un pallone in mezzo. C'è a fianco anche Giovanni Barchiesi, forse sarà Roccia a passare la palla a Barchiesi e sfederare un bel tiro, però non, con la barriera molto solida, quattro persone in barriera. Barchiesi, pennellata, bellissimo gol di Barchiesi. Bellissimo gol di Barchiesi.
Mancano due minuti. Quarantatreesimo. Posizione fuori Barchesi. E ora ci crede il team del Casalvieri. E siamo al 43esimo, dove c'è un altro cambio, va dentro Fabio Rocca, fuori Stefano Musi, intanto ha punito anche Giovanni Barchesi. Massimo! 3-2 e sta la situazione ora che col 3-2 la squadra del Casalvieri comunque con un uomo sopra e ha fatto più cambi, quindi ha ragazzi più freschi. Ora si cerca di mantenere la palla soprattutto in area avversaria. Si temporeggia troppo e bisognerebbe mettere anche la palla in mezzo. C'è Pasquale Grimaldi che è marcato da tre giocatori, però la squadra di Gennaro Pernice dovrebbe effettuare un altro gol per mantenere la calma. Vediamo se ci saranno i minuti. Sicuramente darà. Cinque minuti di recupero, forse esagerati, però diciamo che si è perso un po' di tempo. E ora sono 5 minuti di fuoco, perché ora Giustini sfodererà un sinistro eccellente per la porta avversaria. Non come si conosce, a Battista che va a combattere, è chiaramente bravo il numero 13 Pellegrini, che dopo che viene strattonato da Grimaldi conquista pure il fallo. Posizione ancora, lancio, palla che va da D'Agostino, ma c'è da Alessandro Giovanni, ancora per Grimaldi sulla parte, scatta ancora a Battista, è da fuori gioco. Attenzione che Giustini è dotato di un ottimo sinistro, bravo comunque a Battista a non permettere a Giustini il lancio pennellato. Attenzione, ora c'è, bisogna pressare il portiere. Giustini è come un compasso, precisione. L'unico errore che ha fatto è solamente magari che non ha mantenuto quella palla tesa sul gol che ha subito il 3-1, ma comunque un portiere di esperienza che insieme a Rocci sono quelli che stanno mantenendo la bracca. E aggiungere anche Barchesi, perché col gol di Barchesi si era aperta la gara. Grandissima rovesciata ancora da parte di Perillo. Se ne va in avanti Grimaldi per Matteo Battista. Si va a fare fallo e qua c'è il cartellino. Bravo a Battista e ha munito anche Pellegrini. Scusami. Siamo al. Mancano due minuti, sono passati due minuti qui dal tempo regolamentare. Ora c'è chiaramente col giocatore a terra, sicuramente la terna arbitrale farà recuperare, perché siamo due minuti oltre il recupero. L'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, quindi dovrebbero passare 3 minuti effettivi.
tre minuti effettivi che ripartiranno sicuramente da quando riprenderà il gioco. E ora c'è Marco Leonardo sul pallone. Con Leonardo sul pallone, non avendo tra virgolette giocatori come Stefano Cenerelli o altri attaccanti di buona stazza fisica che potrebbero sfruttare il colpo di testa, almeno che non si decide di mettere un giocatore alto in avanti, ma col fatto che sia 3-2, col fatto che se subisce un gol non sono più 3 punti bensì 1, si preferisce mantenere dietro, si sta anche giocando in 10. Rimessa laterale, c'è Giovanni D'Alessandro, palla per Giovanni Martino, i due Giovanni si intendono e cerca di controllare la palla, Martino in mezzo a tre, non c'è fallo, attenzione che sta a ripartire il Casalbieri, ma bravo anche Giovanni D'Alessandro a mettersi davanti e rallenta Matteo Pellegrini, va tutto a favore del team indonese. Spazza un po' Barchesi, ancora Barchesi a prendere il pallone contro Marco Leonardo, Marco Leonardo si ferma, Ronci riparte, Giovanni Martino che prende il pallone, viene addirittura munito Giovanni Martino che ha preso il pallone, veramente assurdo una cosa del genere. Giustini che stava a prendere con Abbattista. Attenzione che Giustini è dotato di un ottimo sinistro. Attenzione ora. Vale in mezzo. Colpo di testa. Giovanni Alessandro non ci arriva. E c'è Lorenzo D'Agostini a rimettere. Attenzione, questi sono minuti di ottimo fuoco, si riparte ancora, tranquillo, tranquillo che Grimaldi non è riuscito ad azzeccare il pallone, ecco Giustini, ma fischia la fine, miglior festa dell'Immacolata per il Studio Minturno che vince 3-2 contro il Casalbieri. Andiamo a vedere vantaggio, vantaggio del team del Casalbieri con il gol al secondo minuto di capitan Rocci su calcio di rigore, pareggio di Marco Leonardo sempre su calcio di rigore ma su respinta al 14esimo minuto, dopodiché c'è stato al 28esimo minuto il rigore tra virgolette fallito da parte di Tommaso Petrillo, palo interno che la palla uscirà fuori, e al 37esimo ancora Petrillo che mette in rete sia qua al 37esimo sia dopo 10 secondi della ripresa. Dopodiché a 2 minuti dal termine del tempo regolamentare Barchesi su una punizione magistrale, pennellata precisissima, bellissima, ha messo 3-2, ma l'urlo da dedicare a Rolando Conte e Loreto Stravato per questa vittoria. Quindi possiamo dire che migliore festa dell'Immacolata, 3 non poteva fare il Studio Minturno, vince 3-2 per questa giornata numero 14. Dal vostro Aldo Conte e alle riprese di Viaggio Capuano a sentirci le interviste. Siamo qua con Davide Giustini, grande portiere del Casalbieri, siamo nel posto gara tra Studio Terme Castelforte e Minturno Calcio, parliamo di cambiare promozione girone D, terminiamo con il risultato di 3-2. Allora Giustini, si è andati sull'1-0 dopo un crollo insomma. Sì, dopo l'1-0 diciamo che forse ci siamo un po' rilassati, loro giustamente hanno subito provato a riprendere la partita, e ci sono riusciti con un calcio di rigore, e poi forse noi ci siamo un po' intimoriti, dopo l'1-1 abbiamo smesso di giocare, eravamo partiti bene i primi 10 minuti, e non so, poi c'è stato un crollo, non so se mentale penso, perché all'inizio della partita non può essere fisico,
E niente, loro sono rimasti anche in 10, però devo dargli i miei complimenti perché hanno chiuso bene tutti gli spazi, hanno lottato su tutti i palloni, non hanno mai mollato e perciò hanno portato a casa il risultato, i 3 punti. E noi tanto rammarico perché quasi tutta la partita 11 contro 10 dovevamo portare a casa il risultato, anche perché questo era anche uno scontro diretto per la salvezza, però purtroppo è andata così e merito a loro che hanno vinto in 10 contro 11 e sono riusciti a fare 3 gol, insomma. Allora, abbiamo visto te e capitano Rocci che avete preso per mano questa squadra, comunque lanci pennellati, palla tesa, sui di rapporto e tutto. E, cioè, nel senso di come si sente essere due persone che prendono per mano un gruppo intero? Fa piacere perché comunque diciamo che ormai sono passati un po' di anni da quando gioco a pallone, perciò un po' di esperienza l'abbiamo presa e cerchiamo di metterla al servizio, insomma, della squadra. Facciamo del nostro meglio, cerchiamo di caricarci un po' noi, diciamo, più esperti, i giovani di oggi, facendogli capire un po' come funziona il calcio, che comunque non si deve mai mollare fino al 90esimo, fino a che l'arbitro non fischia, ci si deve credere sempre, insomma, qualsiasi cosa può capitare, un rimpallo, una punizione, un rigore, qualsiasi cosa sul lancio lungo e fai gol, perciò la cosa che voglio trasmettere io è di non mollare mai in qualsiasi momento, crederci sempre perché siamo un buon gruppo, siamo una buona squadra e possiamo levarci delle soddisfazioni. E perciò dico ai ragazzi di non mollare mai e cerco di trasmettere questa cosa trascinandoli io con qualche altro grande che abbiamo in gruppo nella squadra. Ecco, tutto qui. Il prossimo turno? Il prossimo turno abbiamo mercoledì recupero a Terracina e domenica abbiamo Ferentino in casa. E saranno due battaglie perché Terracina si deve salvare come a noi, Ferentino sta lottando per il campionato e è una grande squadra, però noi dalla parte nostra dobbiamo fare più punti possibili perché ci dobbiamo levare da lì sotto, dobbiamo cercare, insomma, di salvarci prima possibile senza stare col pallino d'animo fino a tutto il campionato, perciò dobbiamo subito tornare a fare punti sia con Terracina che con Ferentino in casa, insomma. Ti ringraziamo. Grazie a voi e buona domenica, buon proseguimento. Siamo con il mister del studio Terme Castelforte Minturno, Gennaro Vernice, parliamo sempre di campionato di promozione girone D laziale, nella vittoria del studio Terme Castelforte Minturno 3-2 al Casalvieri. Allora, mister Gennaro Vernice, ribaltare la gara soprattutto in 10. E alla fine quel gol che ha creato un attimo un po' di suspense. Innanzitutto è doveroso fare i complimenti a Casalvieri che ha fatto una bella partita, tenace, maschia, bella agguerrita. Diciamo che soprattutto il primo tempo, i primi 20 minuti, la partita è stata determinata da un sacco di episodi. I rigori sia a destra che a sinistra, sono stati poco bravi sul secondo rigore, però la squadra in questo momento reagisce bene, sta mentalmente crescendo, quindi dobbiamo solo continuare con questa mentalità. E abbiamo visto anche oggi, come si dice, che è stato Emanuele Pirozzi, in particolare Martino, due polmoni centrocampo, quei ragazzi a Battista e Grimaldi che sono entrati dopo, che comunque seppur contro una squadra di giocatori esperti non hanno avuto paura di affrontare magari questi grandi. Sì, noi sappiamo che abbiamo dei giovani interessanti, sono bravi, però l'ho detto l'altra volta, i migliori acquisti di quest'anno dovevamo recuperare i nostri giocatori, Marco Leonardo, Martino, Pirolozzi che arriva da adesso, che ci darà una mano. Non è solo un giocatore che fa la differenza a livello tecnico e tattico, ma soprattutto a livello mentale sì. Diciamo che loro in questo momento cercavano un palleggiatore in mezzo a campo, l'abbiamo trovato, ripeto, però la partita è stata poi vissuta su momenti di alti e bassi, dove loro tenevano bene il campo, loro sono bene sulle marcature, e beh, diciamo, una bella partita anche maschia, ai limiti, e quindi va bene così. Il prossimo turno? Il prossimo turno è mercoledì. Mercoledì abbiamo la partita di recupero, dobbiamo recuperare qua in casa, ragioniamo partita per partita perché noi ci dobbiamo salvare, punto. Speriamo magari che si possa recuperare, magari sarà sicuramente una battaglia perché
ora per salvarti prima di Natale sarebbe bello portare una serie di vittorie. Sì, noi stiamo lavorando soprattutto sul discorso di continuità, eravamo detti in tempi non sospetti, dove anche quando abbiamo fatto delle buone partite non abbiamo raccolto niente, adesso la squadra la vedo anche un po' più concreta, sulla parte alta del campo siamo un po' più cattivi, più incisivi, oggi Stefano è stato encomiabile anche perché comunque il ragazzo aveva un risentimento all'adduttore, si è sacrificato per la squadra veramente in maniera tale che ci ha fatto salire, si è guadagnato un sacco di palle importanti, quindi diciamo che la squadra adesso sta andando bene sull'aspetto diciamo soprattutto mentale, cosa che mancava perché prima succedeva inevitabilmente l'errore come anche oggi è successo, però la testa si abbassava. Oggi vediamo una squadra come piace a me, come piace a Pernice, sempre testa alta, sempre grintosi, sempre con la voglia di fare bene. Vediamo più che un team, c'è un gruppo di ragazzi, perché al di fuori del terreno di gioco è un bel gruppo, ragazzi che si conoscono da tempo e addirittura anche Franco Capitano, che diciamo non è una persona di Pinturno, però lui ha già capito l'ambiente, anche ricordando due persone che ora non ci sono più, Rolando Conte e Lorenzo Stravato, che tanto hanno dato a questo calcio pinturnese. Sì, assolutamente, noi giochiamo anche per queste cose qua, per questi valori che per noi sono fondamentali. Per me personalmente ho sempre fatto questo tipo di ragionamento, prima lo spogliatoio, prima il gruppo e poi tutto il resto, prime donne da me, oltretutto non ho mai avuto il piacere di avere dei giocatori diciamo tra virgolette blasonati. Si lavora sul gruppo, si lavora sulla quantità, si lavora per la settimana e fare crescere i ragazzi in modo tale per lottare, come hai detto bene tu prima, per i valori. Quindi la maglietta, il nostro gruppo di tifosi che sono sempre al fianco nostro, quindi va bene. Dobbiamo solo, ripeto, crescere e fare in modo che tutti ci diano una mano. Quindi diamo un appuntamento mercoledì qua al calcio Carafa Rolando Conte contro? Sì, assolutamente sì, Sporting, dobbiamo recuperare una partita che all'andata facciamo 1-1, come tutti ben sapete, è stata, diciamo, la federazione ha ritenuto opportuno di ripeterla e noi la ripetiamo.